La madre è lì. Stabat mater. Come fin dal primo istante dell'annuncio dell'angelo, così al culmine della sua passione, Maria è lì ad accoglierlo e a portarlo nell'umanissimo gesto della pietà. Ci ha detto la presentazione artistica di questa prima parte della Via Crucis. La madre si riappropria del figlio, lo vorrebbe riporre nel medesimo grembo che lo ha generato, perché caldo e vitale, e non freddo e mortale come la pietra che irridente lo aspetta. Carissime, carissimi, fissiamo ora lo sguardo su questa sconvolgente e attualissima pietà. Pietà è la parola con la quale la Chiesa ci ha insegnato a chiamare questo estremo gesto di Maria. Come sappiamo, Michelangelo vi lavorò in una esasperata tensione per molti anni, continuando a tornare su parti ormai concluse per distruggerne alcune e per sbozzarne di nuove, e lo fece fino a pochi giorni prima di morire nel 1564. Perché tanto travaglio? Perché voleva immedesimarci con il gesto sublime d'amore della madre. Voleva farsi contagiare da questo atteggiamento d'amore, come vogliamo noi questa sera qui convenuti, o quanti ci seguono da lontano. Ecco l'uomo, così è stata intitolata la Via Crucis di questa sera. Dolore e amore nello stesso tempo, sembra dire la madre in questo abbraccio che è offerta di Cristo a noi, come la nostra vita. Dolore e amore, e perciò gioia. Ecco l'uomo, in questo corpo che appare ormai senza peso, svuotato di ogni divino potere, cosa possiamo cogliere se non l'impotenza dell'Onnipotente che raccoglie in sé, che abbraccia l'impotenza di tutti gli uomini percossi e umiliati dalla violenza del male fisico, del male morale. Quanti volti passano ora davanti ai nostri occhi, quante pene, quante sofferenze. Un corpo sfinito dalla sofferenza, eppure da essa già trasfigurato, che già anticipa la vittoria in forza del gesto d'amore della madre, simile a nostra pietà verso i nostri cari quando passano all'altra riva. Ecce homo.
contemplare quest'uomo nel nostro cammino quaresimale. Diventa allora la strada che il Padre offre a ciascuno di noi per imparare di nuovo, di persona e in comunione con tutti i nostri fratelli, chi è l'uomo. Questa è la domanda che viene: chi sono per finire io? Chi è il cristiano? Chi è la comunità cristiana di cui noi siamo parte viva? Troppo spesso pensiamo di saperlo già e così distogliamo lo sguardo distratti dall'innocente crocifisso che pur ci ha amato sino alla fine. Distogliamo lo sguardo da colui che si è lasciato trattare da peccato, l'innocente assoluto, per liberarci dal marchio del peccato, la morte, e restituirci allo splendore purissimo della vita divina, cui, se non ci opponiamo, siamo chiamati. Domandiamoci: crediamo veramente questo? Questa è la nostra fede. Ma seguiamo un pochino più da vicino i primi tre passi della via della croce per immedesimarci, lo ripeto, con essa qui ed ora, come ha voluto fare il grande artista. Gesù condannato a morte. Pilato, colui che doveva decidere e non decide. Perché? Perché sull'affermazione della verità fa prevalere il calcolo. Una assoluzione dell'innocente condannato già dal Sinedrio, chissà quanti disordini da evitare nel giorno di Pasqua con così tanta folla a Gerusalemme. Così, ad una pace che non è tale, ad una pace del tutto precaria, ma sarebbe più giusto dire al quieto vivere, il procuratore romano sacrifica la giustizia. Ma nessuna pace può essere stabilita contro la verità. Pilato si chiama fuori, consegna Gesù alla esaltazione rabbiosa della folla: prendetelo voi, crocifiggetelo, io in lui non trovo colpa. E così, come ci dice Luzzi con quei suoi versi aspri, il Figlio di Dio è abbandonato ad una banda di uomini che si eccitano tra di loro, si ubriacano di vendetta. Chiediamoci, amici, quanto Pilato in noi, ahimè, quanto Pilato, quanto chiamarci fuori in questo tempo faticoso, quanto chiamarci fuori con atteggiamenti pilateschi giorno dopo giorno anche nelle nostre comunità cristiane, nella nostra società civile. Ecco l'uomo. Recuperiamo uno sguardo vero sull'uomo contemplando l'uomo della croce. Ridiamo spazio alla giustizia nei nostri rapporti personali, familiari, sociali. La dignità dell'altro lo esige. Quando il terzo compare all'orizzonte, io, tu e l'altro, la giustizia si impone come esigenza irrevocabile. La vita buona non si può mai edificare senza giustizia. Per questo l'alto impegno della giustizia domanda la carità, è esigito dalla carità, perché dalla carità riceve
luce piena. Ecco il contributo dei cristiani alla vita buona. Ecco come vincere in noi la tentazione di Pilato: praticare la giustizia nella carità, come ha fatto l'uomo della croce, nutrendo la giustizia con la gratuità, amandoci di persona, pagando per noi di persona. Gesù è caricato della croce. Qui gli altri attori escono di scena, anch'essi abbandonano Gesù alla irresponsabilità della folla, e così il profeta può dire: egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Gesù invece, il servo innocente, accetta che ricada su di lui l'iniquità di noi tutti, di noi tutti. Ma il Figlio dell'uomo si è fatto uomo proprio in vista di questo farsi carico dei peccati di tutti gli uomini. Come siamo normalmente lontani dal riflettere su questo dato, perché non viviamo il dolore del nostro peccato, perché non lo chiamiamo più per nome, lo depotenziamo in un semplice errore, non lo viviamo più come frutto di una nostra responsabile azione di rottura con Dio e con i fratelli. Gesù non è costretto ad addossarsi i peccati degli uomini, li prende su di sé liberamente. Guardini può dire addirittura qualche cosa che per la terribile pena della croce sembra inconcepibile. Va incontro alla croce, dice Guardini, Gesù, e l'afferra deciso. Com'è possibile questo? Una simile scelta può essere compiuta soltanto da colui che sta di fronte all'Eterno Padre, Dio come il Padre, dentro una distanza divina. Cioè può essere fatta solo dal Figlio una scelta così. Quale dono ci fa il Padre? Il Figlio, il quale anche come uomo è Dio. E allora sulla via della croce si vede l'uomo, si vede Gesù come l'uomo compiuto, si fa carico di tutti noi, fino all'uomo caduto nella peggiore abiezione. Sempre lui sta sotto, colui che è sprofondato giù nel profondo, sempre sta sotto, pronto a riscattarlo, pronto a risollevarlo. La misericordia di Dio nel dono corporale di Cristo. L'uomo dei dolori, esperto nel patire, il Salvatore, si fa responsabile del mondo intero. Come lasciarci coinvolgere? La cosa è forse più semplice di quanto non pensiamo. Prendiamoci cura gli uni degli altri. L'amore, l'abisso di amore di Gesù è inarrivabile, e noi siamo così piccoli e fragili, eppure possiamo percorrere una strada ogni giorno, educarci a questa responsabilità nei confronti del mondo intero, partendo con umiltà attraverso gesti concreti e regolari di gratuità da chi ci è più prossimo. Si impara ad amare il mondo intero amando autenticamente la propria moglie, il proprio marito, i propri figli, amando chi è nel dolore,
amando chi è nella gioia, amando chi è nella miseria, nel bisogno, chi è nella disperazione, chi è nella felicità, cominciando da chi ci sta vicino. E questo amore per sua natura dilata il nostro cuore e si dilata, si può imparare nella nostra piccolezza e con umiltà ad amare il mondo intero, cominciando ad amare chi ci è prossimo, chi ci è vicino, che ci insegna ad amare il più lontano, chi ci diventa prossimo quando lo incontriamo per strada nel bisogno o quando lo vediamo nella prova. Gesù cade la prima volta. Insiste Guardini, il Signore è totalmente libero, senza alcuna paura. Perché? Perché nella croce vede il compito affidatogli dal Padre, la nostra salvezza, il motivo per cui è venuto, la sua missione. Vuole liberare te, vuole liberare me, vuole liberare noi dalla ferita del nostro peccato. E questo egli vuole, insiste il pensatore cristiano, con tutta la forza del suo cuore. E come abbiamo inteso Giovanni Paolo II, insiste, il crocifisso accetta tutte le sfacciate ed insulse provocazioni: se sei Dio scendi giù. Quante di queste insulse provocazioni nella quotidiana nostra estraneazione da Cristo diventano anche il nostro modo automatico di ragionare. Ma il beato Giovanni Paolo II insiste su una parola: egli vuole essere oltraggiato, perché il compito giustifica questo, non per il gusto masochistico del soffrire. Egli vuole essere oltraggiato, vuole vacillare, vuole cadere sotto la croce, vuole la libertà che decide. Anche per noi il compito, la nostra vocazione, la nostra missione inesorabilmente passa attraverso la croce, e lì ci vuole che la forza della misericordia ci convinca della bontà dell'aderire. Non si faccia quello che io voglio, ma quello che vuoi tu. Perché Cristo può agire così e chiederci di tentare nella nostra piccolezza di imitarlo almeno in un frammento? Da dove gli viene questa determinazione che a noi sembra assurda, inconcepibile? Dal suo rapporto con il Padre, da quella sua relazione costitutiva. Così come costitutiva deve diventare la nostra relazione con Gesù, costitutiva, cioè così alla radice del mio io, del tuo io, del nostro io, che nulla e niente potrà più strapparla. Come dice Paolo, neppure la nostra morte potrà separarci da questo rapporto che ci introduce all'ineffabile rapporto di Gesù con il Padre. Lo abbiamo sentito dal profeta Geremia: il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. L'amore del Padre per il Padre, nella potenza dello Spirito Santo, lo sostiene fino alla fine. Gli consente di dire il suo sì fino alla fine. Non come voglio io, ma come vuoi tu. Non impariamo questo dalla nostra esperienza
pur piccola e contraddittoria dell'amore. Non è questo il senso, la logica dell'amore, quando lo viviamo in espressioni autentiche. Non è attraversato da questa coscienza, non come voglio io, ma come vuoi tu. Se riconosciamo il nostro legame con il Padre attraverso Gesù Cristo, anche noi sapremo andare fino alla fine. Questa è la vittoria che vince il mondo, ci dice San Giovanni, la nostra fede, conoscenza di vita, esperienza di vita. Allora Maria, pietà elargita al genere umano, hai accolto Gesù cadavere tra le tue braccia. Maria, abbraccia questa sera con la tua pietà anche noi peccatori. Vergine Santa, insegnaci l'obbedienza della fede, infondici la fiducia dell'amore, donaci una speranza indomita. Amen.